Ok, siamo con il personaggio giallo-blu della settimana, Nicola Babiuk. Ciao Nicola, questa volta non per motivi di gioco, o perlomeno non solo per motivi di gioco, perché Nicola se lo merita, te lo meriteresti anche per quello che stai facendo nella Cairese quest'anno, che sei diventato uno dei punti fermi della formazione di Mister Alessi. Però Nicola, con te volevamo parlare un po' del fatto che oggi purtroppo è l'anniversario, proprio oggi, di un anno che di questa maledetta guerra che è scoppiata nel cuore dell'Europa e che ha coinvolto il tuo paese, anche se tu sei, come ho scritto nell'articolo, sei perfettamente italiano, sei però anche per parte di madre ucraina. Ecco, volevo innanzitutto, so che c'è tuo nonno a parte della tua famiglia che vive là, volevo un po' sapere con le loro condizioni, come stanno, se hai notizie loro e se vi senti Noi ci normalmente. sentiamo quasi ogni 2 giorni, ci telefoniamo, poi io sono molto legato a mio nonno, perché ho vissuto con lui i primi 3 anni, perché mia madre era andata via, quindi io dai 2 ai 4 anni, ai 5 anni, li ho vissuti solo con mio nonno. Quindi è stata proprio la mia famiglia a 360 gradi. E fortunatamente sta molto bene, la situazione è sempre al solito, non è cambiata di nulla, anzi si è peggiorata per lo stile di vita che stanno avendo. Però fortunatamente lui è in una parte dove non è Lui è stata ancora verso colpita. Leopoli, no? Mi È ricordo. verso la Romania, ha attaccato Proprio la sulla Romania, Romania. quindi ai confini, e per adesso fortunatamente lì non ci sono ancora arrivati. Ecco, cosa ti racconta della situazione in Ucraina in generale? Beh, innanzitutto che adesso col freddo è ancora più difficile, perché mi dice che Indubbiamente. ci sono, l'ho sentito giusto stamattina, meno 14, meno 20 gradi e fa freddo. Poi, Quando picchia Burian è durissimo, no? certo, l'unica cosa, poi lo Stato ha aumentato tutte le bollette e la qualità della vita, il cibo e tutto il resto è stato aumentato, quindi la qualità della vita è ancora più bassa di quella che già che era. Quindi è proprio il terzo mondo. Ecco, Nicola, presentando questa tua intervista, ho detto che purtroppo anche qui in Italia, ma come anche in Europa, ci stiamo un po' abituando a questa guerra, no? È una sensazione che stai provando anche tu? Beh, certo, non se ne parla più, non è più cosa di tutti i giorni, però è giusto che si bisogna andare avanti, è giusto ricordare, è giusto informarsi e sapere cosa sta succedendo, ma dall'altra parte è giusto anche andare avanti e non ricalcare sempre queste brutte Ecco, notizie. tu personalmente come la vivi questa situazione? Io la vivo un po' con apprensione, adesso pian piano io Stai forse mi ci sto un po' anche abituando. Sì, tranquillizzando. ormai è un anno, quindi un po' di abitudine si è fatta. Già se penso ai miei genitori, a mia madre, la vive diversamente e mi spiace più per lei che per me stesso. Poi quando sento mio nonno dice che è tranquillo, sono tranquillo anch'io. Indubbiamente. Dai, chiudiamo l'intervista con un po' più di una nota positiva, parliamo un attimo di calcio. Per te quest'anno è stato un anno davvero positivo, direi forse il migliore, sicuramente il migliore da quando sei a Cairo, sei titolare inamovibile per il discorso dei 3 under, tu praticamente ultimamente Mister Alessi ti ha piazzato sulla fascia da esterno, ma anche quando ti ha chiamato a giocare in mezzo o addirittura dietro le punte hai dato il tuo contributo. Come ti stai trovando e che tipo di stagione ti senti che stai disputando? Assolutamente, penso che questo forse è il mio anno migliore che sono qua a Cairo, quindi sono molto contento. Sono contento di poter essere utile sempre ogni domenica alla squadra e sono contento che posso essere utile in diverse zone dal campo e mi definisco, sono un ragazzo d'utile, quindi riesco ad occupare più ruoli e sono contento che il mister, quando ha bisogno, mi sceglie per fare il mio e per dare una mano alla squadra. Ecco, a dimostrazione di quello che stavamo dicendo, che stai tenendo un ottimo rendimento, sei stato convocato anche nella rappresentativa regionale Under 19, che parteciperà al torneo delle regioni, e proprio ieri avete fatto un allenamento con la prima squadra del Vado. Che esperienza è stata, Nicola? È stata bella, io qualche anno che sono sempre lì, quindi mi trovo bene. È diversi anni che ho fatto la rappresentativa, conosco bene l'ambiente e so la serietà che c'è all'interno di quel gruppo lì. E
quindi l'esperienza non è nuova, però è sempre bello essere chiamati lì. Grazie mille, in bocca al lupo per Grazie, tutto. grazie.